Lello, il mio compagno più carino, mi è corso incontro in corridoio vestito da fantasma. Faceva finta di non sapere chi fossi e mi ha abbracciata. Allora l'ho baciato, attraverso il lenzuolo. Era la nostra prima festa in maschera a scuola, in classe abbiamo ballato dei lenti. Ma Pino, detto Pinerolo, il prof di fotografia, mentre Bruno, detto Brunerolo, era il prof di italiano, non voleva che stessimo al buio. Diceva nervoso che dovevamo avere il coraggio delle nostre azioni. Noi volevamo soltanto ballare i lenti in pace e giocare a semaforo, e durante quel gioco io e Lello ci siamo scambiati altri baci. Era una giornata felice, quello che si dice una giornata spensierata, a cui avrei ripensato tante volte quando a 16 anni avrei saputo che Lello era morto di overdose. Ho pianto per ore. Mi sembrava impossibile che fosse lo stesso ragazzino con cui avevo ballato al buio quel pomeriggio, con la luce dorata del sole che entrava a buchini dalle tapparelle abbassate. Nell'estate tra la prima e la seconda media, i miei hanno portato me e Checco al festival del Parco Lambro, organizzato da quelli di Re Nudo, un giornale buffo che girava per casa. Era una festa di 3 giorni, con gruppi musicali, teatro e altri stand di cibo e vini, in un grande parco alla periferia di Milano. Quando siamo arrivati c'erano tantissimi ragazzi con i capelli lunghi, molti nudi e piuttosto fuori, che ballavano oppure stavano seduti per terra in cerchio, fumando e suonando i bonghi. C'erano tende e gente che dormiva sull'erba o nel fango, malgrado la musica altissima che veniva dal palco. Lì tra gli alberi sembravano veramente selvatici, liberi. Non avevo mai visto così tanta gente nuda tutta insieme. A un certo punto hanno anche fatto un corteo di nudi. C'era una ragazza bellissima con una corona di fiori in testa, un ragazzo la portava sulle spalle. Ho notato gli sguardi divertiti che si scambiavano mia madre e mio padre. Questi tipi erano un po' diversi da quelli che facevano politica e per una volta i miei non si sentivano al centro dell'attenzione. Ci hanno lasciati allo stand di alcuni amici e sono andati a farsi un giro. Io mi sono messa a vendere panini. Arrivavano questi ragazzi di 20 anni, bellissimi, strafatti, che mi trattavano da grande, anche se avevo solo 11 anni. Sarei voluta rimanere lì con loro ad ascoltare la musica, a ballare sotto le stelle. Immaginavo grandi storie d'amore nelle tende o fra i cespugli, come in quella canzone, l'uomo che cammina sui pezzi di vetro. Invece, quando si è fatta sera, la mamma ci ha riportati a casa. Per giorni con gli amici miei non hanno parlato d'altro. La mamma c'era tornata quando il festival era finito e raccontava incredula che aveva visto i camion del comune spruzzare diserbante su un mucchio di ragazzi nudi e completamente fatti che continuavano a dormire sull'erba. Quell'estate c'è stata anche un'altra nube, molto più tossica, a Seveso.